Ciao ragazzi, buongiorno! Oggi un video di riciclo ed è un DIY dove andremo a riutilizzare i rotoli dello scotch finiti. Paio d'anni che ho in testa di realizzare questo progettino qui, ma non ne ho mai avuto l'occasione, ho sempre continuato a rimandare finché non sono andata a curiosare nel blog di Roberta. Vi lascio tutti i suoi link qui sotto. Il suo blog è molto molto bello, ci sono un sacco di idee carine e credo che copierò qualcos'altro, ma casomai lo vedremo nei prossimi video. E uno dei temi che tratta moltissimo è appunto il riciclo, ma in realtà ci sono un sacco di robe carine appunto, quindi boh, secondo me dovreste andare a farci un giro. E riguardando e ricapitandomi sott'occhio di nuovo il progetto per riutilizzare questi rotoli appunto dello scotch finito, ho deciso che era arrivato il momento di realizzarlo. Quindi direi che è ora di incominciare con il progetto. Prima però lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e se vi è piaciuto condividetelo nei vostri social. Dunque, come materiali abbiamo bisogno di scotch finito, il rotolo interno dello scotch, quello di cartone, della misura di 5 cm, quello grosso per la carta da pacchi e se ce l'avete anche quello piccolo, dello scotch classico trasparente, con la vinilica, carta o stoffa per rivestire il nostro progettino, decorazioni e un cartoncino abbastanza grosso. Io ho scelto quello della pizza. Allora, come prima cosa, quindi partiamo, a questo punto devo realizzare un altro anello come questo, però più alto. Per realizzare il progettino e trovare tutti i passaggi specifici e le misure specifiche di tutti i pezzettini da ritagliare, vi rimando al blog di Roberta, perché io li ho già preparati per fare più veloce. Ho già disegnato tutte le cose da ritagliare, adesso non credo che da qui lo vedrete, comunque lo vedrete in corso del video, nel corso del video, e ho già anche preparato la mia strisciolina da tagliare. Vado a ritagliare questa strisciolina di cartoncino che dovrò andare ad attaccare poi nel rotolo di scotch, quello più piccolo. Non vi voglio dire che cosa realizzerò oggi in questo video, a parte che probabilmente lo vedrete in copertina, credo, ma o nel titolo, non lo so, adesso vedremo. Però ditemi se vi piace l'idea, insomma, di realizzare il progetto insieme a me mentre lo creo e scoprire alla fine del video, insomma, che cosa ho realizzato. O se volete che ve lo dica subito all'inizio del video, insomma, lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Ora, sempre con il cartone della pizza, vado a disegnare due cerchi che mi serviranno per realizzare la base. Quindi cerchio, cerchio e voilà, questi due cerchi ora li vado a ritagliare, ma per magia del video editing io ce li ho già e quindi continuiamo. Io metto man mano le cose che taglio qui. Ora qui vado a disegnare, io le ho già disegnate, sono 4 rettangoli più 3 cerchi. Vado a ritagliare tutto. Questi pezzi di carta mi andranno a servire poi per rivestire il progetto. Fatemi sapere se come inquadratura questa vi va bene o se volete dei close up dall'alto. Ditemi qualsiasi consiglio che possa andarvi bene per migliorare il video, la qualità dei video. La volta scorsa mi avete detto che la luce così va bene, ma in ogni caso ho ancora due luci da accendere, quindi se secondo voi non è abbastanza buona questa luce, me lo dite, così accendo anche le altre due luci. Casomai possiamo fare una prova e poi mi dite quale vi piace di più come illuminazione.
Ah, per disegnare i tre cerchi piccoli, consiglio, ho utilizzato la parte interna del rotolo di scotch e questa è la misura esatta per disegnare appunto i tre cerchi piccoli. Per quello grande, che è da 10 cm, invece, ho utilizzato l'esterno dello scotch, però non lo scotch quello finito, ma lo scotch ancora nuovo, insomma, per capirci. Comunque, magari misuratelo prima di disegnare. Là. Io per rivestire ho scelto di utilizzare della carta da regalo dorata, ma ovviamente potete scegliere quello che volete. Poi prossimamente faremo un progettino che è nascosto, non ve lo dico, in cui sono ispirata totalmente a questo progetto qua, però lo personalizzo moltissimo, quindi ci sarà un progetto simile ma non uguale prossimamente. E oggi andremo a realizzare una scatolina. E quindi partiamo. Allora, passaggio numero 1. Vado a prendere il mio cerchio di cartoncino, quello che ho realizzato sul cartoncino della pizza, e lo vado ad incollare sulla base del mio scotch. In questo modo creeremo il fondo della scatolina. Io utilizzerò la colla vinilica perché mi piace di più. Non vi preoccupate se ne mettete troppa, perché la colla vinilica quando si asciuga comunque diventa trasparente, ma comunque andiamo anche a togliere l'eccesso adesso con il dito, se necessario, insomma. Così, tanto stiamo parlando di colla vinilica, quindi non ci incolleremo le mani. Devo aspettare che si asciughi, però mi serve un peso, quindi utilizzo il mio scotch che è abbastanza pesante e lo tengo lì fermo. Intanto continuo. Questa stessa identica cosa per l'anello dello scotch più piccolo. Ok, incolliamo. Ok, allora. A questo punto devo andare a prendere il pezzettino di cartoncino rettangolare che ho ritagliato dal cartone della pizza e la vado a rivestire con il pezzettino di carta, quella più corta. Vado a versare la colla sul cartoncino. Qui ne verso poca perché ho paura che si pieghi la carta. E sto precisa precisa sul lato superiore del cartoncino e l'altro pezzo lo vado ad incollare dall'altro lato. E il risultato è appunto questo, quindi un lato completamente ricoperto e l'altro a metà. A questo punto vado a prendere il mio coperchio. Con il cerchio più grande che ho ritagliato sulla carta da regalo, vado ad incollarlo appunto, a rivestire il coperchio, quello con lo scotch più piccolo. Vado a cercare di incollarlo più o meno al centro. Vado a ritagliare a distanza di 1 cm. A fare dei piccoli taglietti a distanza di 1 cm tutto intorno alla parte di carta che mi avanza fuori dal coperchio. Ed ora vado ad incollarli tutti ripiegandoli sul bordo del rotolo di scotch. Piego verso l'interno. Tiro su un pezzo e attacco con la molletta. Ok, questo è il coperchio. Sarebbe bello anche così come portapenne, guardate, però non
non è questo il progettino che dobbiamo fare, quindi lasciamo asciugare e andiamo avanti con il progetto. Ora andiamo a prendere il rotolo di scotch, quello più largo, e questo si parte prima dalla fascia esterna, che è questa, colla sul rotolo, incolliamo, allora vado ad incollare centralmente la fascia rispetto al rotolo di scotch, quindi vado a realizzare dei piccoli tagli a distanti di un centimetro che arrivano fino alla base del cartone, dell'anello di cartone. Verso un po' di colla. Ok. E vado ad incollarli all'interno proprio come avevo fatto prima, quindi in questo modo qui. Ho realizzato quelli nella parte superiore, adesso vado a realizzare quelli nel fondo. Ok, facciamo un attimo di pausa, aspetto che si asciughi tutto e poi continuiamo con il progetto. Dunque, ho fatto un paio d'ore di pausa, così intanto si asciugava la colla. Allora, continuiamo, prendiamo di nuovo anche il coperchio, gli tolgo tutte le mollette. Dunque, a questo punto utilizzo due dei cerchi piccoli per ricoprire il fondo della scatola, sia all'esterno che all'interno. Quindi colla, e incolliamo, stessa cosa per la parte interna, molto bene, e adesso con la striscia di rettangolo più piccola, c'è rimasta una più larga e una più stretta, con quella più stretta vado a rivestire i bordi interni della scatolina, appunto. E adesso vado a rivestire la scatolina all'interno. Faccio aderire bene sul fondo. Ok. Mettiamo da parte questa scatolina e andiamo a prendere il coperchio. Per ricoprire il coperchio prendo la striscia, quella l'ultima che mi è rimasta, e poi il cerchio per il fondo. Incomincio dalla striscia. Questa striscia qui andrà a ricoprire tutto il coperchio. Allora, ho ricoperto tutto l'esterno del coperchio, adesso lo vado a ripiegare verso l'interno. E completo utilizzando l'ultimo cerchio che ci rimane per ricoprire il fondo del coperchio. Ultimo step, andiamo a recuperare il pezzettino di cartoncino che abbiamo realizzato nel primo passaggio. Incomincio a dargli la forma circolare in modo da semplificarmi il passaggio che devo realizzare ora. Colla nella parte dove c'è il cartoncino che non è rivestito. Solo sulla parte dove c'è il cartoncino non rivestito, la parte rivestita non toccatela con la colla, e ora la vado ad inserire all'interno del coperchio. Faccio combaciare le due parti dove sono partita con
il rivestimento della scatola in modo da farle combaciare, insomma. E adesso io per motivi di tempo non posso aspettare che si asciughi di nuovo tutta la colla, quindi incomincio subito con le decorazioni. Io ho tirato fuori un po' di cose. Ci sono dei bottoni, foglie, uccellini, ghiande, delle coccinelle, fiocchetti, nastrini di vario tipo, la colla a caldo. In base a quello che vi servirà alle scatola, poi si andranno ad utilizzare delle decorazioni, tipo per il Natale si potrebbe utilizzare delle decorazioni rosse e dorate, oppure per l'autunno le foglie con un po' di rosso, oppure anche le ghiande. Ora io volevo rimanere un po' neutra, ma le decorazioni che ho disponibili oggi non me lo permettono. Quindi diciamo che dato che si avvicina il Natale, andrò ad utilizzare delle decorazioni natalizie. E quindi partirei con un nastrino. Che vado ad incollare sul fondo della scatola. Vado a riproporre un altro nastrino anche sul bordo del coperchio. Ok, vado a realizzare a questo punto una sorta di fiore con uno spaghetto. Vado ad incollare questa pallina rossa al centro del fiore. Poi vado ad attaccarci un po' di foglie. Ok, come decorazione sopra direi che può bastare. Adesso devo trovare qualcosa da incollare invece sotto. Ok, ho finito. Adesso vi faccio vedere il risultato finale un attimo. E niente, ho finito di decorare la mia scatolina. Come vedete, alla fine l'ho realizzata in modo molto molto natalizio. Ma in fondo tra poco è Natale, quindi insomma ci sta. Utilizzate questa scatolina per riempirla con dei doni, dei biscotti, dei cioccolatini. Vi ricordo ancora che per tutti i passaggi, le misure, eccetera, eccetera, o per altre mille idee di riciclo, potete andare a cercare nel blog di Roberta. Vi lascio tutti i link qui sotto. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Ma adesso tocca a voi, lasciatemi scritto sotto nei commenti. Come avreste realizzato questa scatolina? Se vi è piaciuta l'idea, cosa pensate di metterci dentro? E condividete il video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video che è sempre ispirato al riciclo dei rotoli di scotch e dove andremo anche a realizzare una scatolina ispirata sempre all'idea di Roberta, ma realizzata e decorata con materiali diversi e in modo molto diverso, però sempre ispirata a Natale, quindi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!